Signor Bassetti, una considerazione su quanto è avvenuto ieri sera a Parigi. E l'ho detto, non ci sono aggettivi per definire l'atrocità di questo fatto, ma io dico, ecco, sono dei terroristi. Qual è lo scopo dei terroristi e del terrorismo? Diffondere la paura. Perché questi sono gesti che loro faranno da una parte e dall'altra, ma lo scopo è quello di dire che hanno in mano la situazione, perché naturalmente riescono a terrorizzare tutti. Io dico che non dobbiamo lasciarci terrorizzare, ma reagire con tutti i mezzi con cui è possibile reagire, e soprattutto dimostrando che non ci fanno paura. Dobbiamo dialogare con l'Islam, Monsignor Bassetti? Dobbiamo dialogare con l'Islam, ma loro non hanno niente a che vedere con l'Islam, perché i capi, per esempio, di Al-Qaeda, i capi dell'Islam, sono dei borghesi che hanno, si conosce ormai la loro storia, sposato delle ideologie precise, che poi risalgano soprattutto a dei contrasti all'interno stesso dell'Islam, quindi vogliono in fondo coinvolgere l'Occidente per attirarlo nelle loro cose, e quindi quello che viene fatto non è assolutamente dipendente dalla religione islamica, e anzi bisognerà che il dialogo, il rapporto fra le religioni si rafforzi, perché queste forze così negative siano sempre più isolate. E quindi è un errore metterli tutti sullo stesso piano? È un errore metterli tutti sullo stesso piano, che proprio non corrisponde a verità. Grazie, Monsignor Bassetti. Buonanotte. Grazie.